ho letto Gauche Caviar di Fulvio Abbate, Bobo Craxi, e in comune l'ex sottosegretario agli esteri e lo scrittore visionario che intrattengono questa corrispondenza surreale hanno non solo l'origine siciliana ma il sogno di aprire un ciringhito a Mamet intitolato alla Gauche Caviar. Sì, proprio così, un baretto sul Mediterraneo dove servire spritz, tequila, Islam permettendo, e tenere in vita ciò che non sembra più sopravvivere. Il progetto, tanto fantasioso quanto onirico, ma venato di una sua urgenza politica, è frutto della sindrome autoironica della Gauche Caviar, espressione che designa un certo modo di essere di sinistra, ma col culo nel burro, e si riferisce in particolare a quei borghesi che professano idee opposte al loro ceto sociale, adusi come sono a esibire comportamenti e stili di vita apparentemente controcorrente in ossequio alle tendenze politiche più radicali. Ne conosco di amici anche qui in Abruzzo, molto radical chic e molto presi da se stessi soprattutto. Il repertorio è tanto vasto quanto esilarante, coltivando il lusso vero del pensiero libero bello. Infatti sia Craxi che Abbate in Gauche Caviar, Come salvare il socialismo con l'ironia, fanno a gara nel rincorrere ricordi, esperienze vissute, provocazioni mentali per arrivare a un qualche barlume di riflessione, sì. Che so, ecco allora il testimonial più convincente della Gauche Caviar, il suo eroe eponimo, Jack Lang, già ministro della cultura di François Mitterrand, che vive a Parigi nel quartiere gay friendly del Marais, in una dimora secentesca con spettacolare TV al plasma fra razzi gobelin, e accoglie in kimono i due socialisti italiani che portano in dono una cassata siciliana e inizia a ballare con loro e con Bernard-Henri Lévy il cha-cha-cha, pensate voi. Era l'espressione massima di ciò che si intende per un esponente della casta, chiosa Bobo Craxi, perplesso all'idea del balletto, ma più attento al senso estetico della Gauche Caviar versione italica, e che implica, a dir suo, la conservazione naturale delle cose, la loro originalità opposta alla contraffazione, nulla di pauperistico e molto di minimalistico, essenziale e di spontaneistico. Da qui la piega lirica e polemica che assume la conversazione tra i due, saltando di palo in frasca. I novelli Bouvard e Pécuchet si abbandonano ai lazzi, alla nostalgia, all'idiosincrasia, massacrano uno dei più illustri prototipi dei radical chic italiano, reo di coltivare campi di lavanda e di aver creato con la moglie il profumo solido contenuto in un prezioso scrigno in legno a forma di ciotola per lanciare una fortunata linea di fragranze originali e persino unisex come l'eau de moi, meraviglia inarrivabile, commenta Abbate. Ma intanto sempre in tema di accessori, qualunque siano e quantunque opposti, Bobo Craxi si sofferma sulla potenza evocativa degli occhiali rotti e insanguinati del presidente cileno Salvador Allende, rinvenuti nel Palazzo della Moneda e custoditi oggi al Museo Historico Nacional in una vecchia scatola di latta, come il reperto tragico della sconfitta del socialismo che sognava la rivoluzione popolare. E finì suicida dopo il golpe del 1973. Al cospetto dei suoi occhiali tutto appare mediocre e piccino, e di fronte a un sacrificio umano offerto in nome di un nobile ideale è difficile restare impassibile.
mentre abate infilza senza pietà le montature, la montatura post-elisabettiana, le montature post-elisabettiane che una certa giornalista, idolo della bella gente del palazzo mediatico, indossa come accessorio della invidiabile rendita di posizione professionale. Si capisce allora l'intento serio che pulsa dietro il risentimento e lo sfottò di due amici apparentemente alticci. Non solo lo smarrimento dei socialisti liberali che hanno scoperto troppo tardi l'ossimoro del comunismo antifascista, ma la vergogna dell'ex giovane comunista anni 70 che, non avendo potuto dissociarsi dalla culla all'epoca della repressione sovietica in Ungheria del socialismo riformato da Imre Nagy, trova adesso il coraggio di rimediare davanti all'infamia di Vladimir Putin. Bellissimo libro, ve lo raccomando.